Sono le 5:46, partiamo e vado verso Accra. Ci sono 300 km, ma danno 6 ore. A metà strada mi dovrei incontrare con i canadesi e voglio incontrarli perché sono mesi che ci scriviamo tramite il gruppo WhatsApp. Questa è la stanza dell'hotel, costa veramente poco, mi pare tipo 10 euro a notte, se non ho fatto male il calcolo. Prepariamoci, dai, andiamo. Stanza. Giovedì 24 novembre, ripartiamo da questo hotel in Ghana, il primo hotel della prima notte in Ghana. Ho avuto un problema ieri allo stelo e quindi continuo ad averlo. Vedo che la moto frena anche relativamente poco. Ora andiamo, non c'è niente da fare, bisogna andare. Vado subito alla gas station a vedere se c'è qualcosa da mangiare, ma mi sembra già di no. No. Ok, go. C'è poco da fare, le partenze al mattino sono le migliori. Sono riuscito a prelevare, pazzesco. 300 franchi della loro moneta ghanese. Cedit mi pare che si chiamino. Molto bene. Barche, guardate che forte, bellissimo. Guardate anche i buchi che ci sono su questo ponte. Purtroppo la strada sta peggiorando, non è più buona come prima e iniziano questi pezzi qua ghiaiosi, di nuovo tanti camion. Però dai, Ghana affascinante. Affascinante. Eccolo qui, un altro pezzo con asfalto completamente degradato, camion, pietre, vedete? Buche, dossi, guardate quante baracche. Le moto non mancano mai in Africa, non mancano mai. Bene. Stamattina non ho mangiato nulla. Non si trova nulla qua. Solo delle porcherie. Vedete come porta i carichi sulla testa? This is Africa. Questo lo vedete solo in Africa. Per tutta l'Africa. Qui di nuovo asfalto deformato. Fa di nuovo caldo, di nuovo dura la marcia. Però andiamo verso Accra e sentiamo i canadesi. Adesso, se mi scrivono, li incontriamo. Area di sospensione rigida ghanese. Ciao, go. Vedete quando parlo di strade brutte qui in Africa? Eccole. Questo è quello che c'è qua. E se c'è un camion davanti che va piano, vi fanno andare fino in fondo al buco. Perché questi buchi vanno affrontati in piedi, senza fermarsi, non si può copiare. Un buco così di metro non si può, cadi con questo peso andando così piano. Eccola qui l'Africa. Le donne portano tutti i pesi sul capo. Questa è l'Africa. Solo in Africa si vede questo. Vedete? Tutte portano di tutto sul capo, anche carichi molto pesanti. Questo adesso stanno vendendo. Anche qui entra sul carretto.
Questo è primitivo, eh? Mamma mia. Guardate quante baracche. Passa il treno anche. Qui alle moto non gliela danno la precedenza. Se possono ti schiacciano. Eccoci, qui c'è, ci sono io e qui c'è Giuliano, canadese, che lui sale da Sudafrica. Ci incontreremo perché sta facendo la stessa strada. Finalmente, finalmente vediamo la costa oggi. Ci siamo passati vicino e non l'abbiamo vista per tutto il giorno. Era ora di sentire la potenza dell'oceano Atlantico. Guardate che bello, finalmente. Siamo vicinissimi a Cape Coast, ora incontriamo i miei amici canadesi. Sono emozionato. Guardate che bello l'oceano. L'oceano regala sempre emozioni, sempre positività. Grazie oceano. On the rider, I'm from Italy. Yeah, from Italy, okay. Yes. Nice. I'm just riding. I wanted to get a place to have a drink, and I said, let me just go to you. I'm going to meet my friends from Canada in Cape Coast. Cape Coast, yes. They are coming from south, and I'm coming south. Okay. They're coming south to north, and coming north to south. So are they motorriders as well? Yes. Okay, so I'm going to Cape Town. You're going to meet them in Cape Coast now. Huh? You're going to meet them in Cape Coast now. Yes, yes, now see, yes. Then I'll follow you. Okay. Allora, Giuliano, canadese, mi ha dato la posizione. Dietro il mio amico africano con la Honda che mi segue. Ci ha fermato la polizia, tutti yo, ciao brother, how are you? You're cool. E mi ha lasciato andare, io ho fatto anche una foto, la foto che vedete qua, che metto qua in sovraimpressione, col poliziotto con la mascherina. Ma che se avevo da dargli da bere, gli ho detto no, I'm sorry, I don't have nothing, non ho niente. E niente, si va, dai. Adesso il mio amico brasiliano, Marcello, mi ha scritto che per il problema alla moto posso andare in Togo da uno svizzero che vive lì, ha un'officina, un dealer KTM, e allora sto pensando di fare tutto lì, sia il tagliando che il cambio gomme. Vediamo un attimo se riesco a contattarlo, faccio così. Bellissima, è una chiesa. Stranissimo questo posto. Siamo vicinissimi al punto dove incontrerò Giuliano, i canadesi. Adesso mi aspetto di vedere le due moto. Dove sono? Eccoli là. Vedo le moto. Yeah. Fantastico. Mi sa che rimango qua stanotte. Yeah! Fabrizio! Ciao, nice to meet you! Nice to meet you too! This is Julian and Vincent. Fabrizio! Ciao brother! Nice to meet you! Nice to Hello. See you man! Nice! Lo hanno già una tipa al tavolo, perfetto! Rock and roll! Now is recording! My friend from Africa and my friends from Canada! And lady from Africa. Guardate, wow. Sta chiamando per me in Togo per far riparare il parolio. Grande. Ora vi racconto la storia di Vincent. Lui è un ingegnere meccanico, mechanical engineering. Yes. È partito nel 2015. You started with South America like for 3 years. For 3 years in South America. We bought bike from Canada all the way down Panamericana, something like that. Like this. Yes.
Yes, okay. What's your best place in the US? Best place in the US? Yes. Parks. Parks in the US. There's thousands of parks. So all over the US. All the parks in the US, you'll find something. In America gli piacciono tantissimi i parchi nazionali come a me. Poi South America for 3 years. Yes. Sometimes you took some job. Yes, many times, yes. Lui è un ingegnere meccanico, ogni tanto lavorava, poi you sold the bike from South America. Yeah, so in Argentina. In Argentina. In Argentina I wanted to change my bike and I wanted to go to Africa, so I sold my bike in Argentina and with the same money I bought one in Africa. Quindi quando era in Argentina, voleva cambiare, voleva venire in Africa, ha venduto la sua moto con gli stessi soldi, stessa cifra, ha comprato l'altra moto in Africa che è là. You took another bike with the same price in Africa. Sorry? You bought another bike. For the same money. Same money in Africa, in Congo, DRC. I bought it in South Africa. In South Africa, okay. In South Africa, and then since 2018 I've been riding. In Sud Africa ha comprato un'altra moto con gli stessi soldi che ha venduto l'altra in Sud America, e dal 2018 è qui in Africa. And now you are going to Europe. I'm going to Europe. And then to Australia. Yes, so they're in like 5-6 months I'll be around Europe. And then from there I'm make my way through India and Australia. Okay. Somehow I don't know the. Okay, quindi exactly. Andare in Europa in 6 mesi, un anno, India, giù di lì, fino all'Australia. See you on the road, brother! Hey, yes! Yeah! I'll see you up there when we get there. Oggi è una giornata memorabile, incontrare i canadesi è fantastico. Qui ci sono sospensioni rigide che mi cercano. How are you? Hi. Fabrizio! Nice to meet you. Nice to meet you. I'm from Italy. You too, Italy. Yeah, Ghana. Ghana. Yeah. I love Ghana. Yes. Wow. Ghana. Guardate il Ghana, ragazzi. Giornata memorabile. L'Oceano Atlantico. Yeah. Woo! Grazie, zio. My friend from Ghana. Ha pagato lui tutto, grazie zio. Honda family. Thank you brother. Eccole le moto di Vincent e Giuliano. La moto di Vincent che ha comprato in Congo dopo aver venduto la sua in Sud America. Ad aria, moto giuste per fare questi viaggi. Molto più semplici. E grazie zio con la sua Honda. Ad aria. Thank you, brother. Hello, thank you, zio. Take care. So we talk. Take care. See you. Bye-bye. Subscribe, Fabri Rock. Bye-bye. Thank you, brother. Ciao. Ho salutato Vincent e Giuliano, adesso vado ad Accra. Go! Ho avuto il contatto del meccanico in Togo e quindi farò tutto lì. Tagliando e cambio pneumatici alla moto le farò lì. Go. Siamo molto vicini all'hotel che ho prenotato. Qui in tutto intorno c'è tutta un'area verde, c'è anche uno zoo. E là in fondo, all'orizzonte, si vedono le luci di Accra. Non sembra neanche di essere in Africa adesso. Eppure siamo nel pieno dell'Africa.
sempre più vicino all'equatore. Ma io adesso non vedo l'ora di essermi, di essere in hotel e riposarmi. Ogni giorno una sfida qua, ragazzi. Giornata fantastica, un onore aver incontrato i due ragazzi canadesi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Hai una reservation? Yeah. Bonsoir. Okay. Merci, thank you. Daniel. My brother. How are you? How are you? Good, very good. You are on YouTube. I'm on YouTube. Welcome to Ghana. My brother from to Ghana, Italy and Ghana. Yeah. Welcome to Accra. Thank you so much. Lui è il mio amico Daniel, lui qui in Ghana ha uno shop con tutte le moto nuove, ha avuto il Tenere 700, anche l'Africa Twin, ha una scuola di guida, you are a teacher of motorcycle. Yes, I'm a motorcycle riding instructor. Yes. I've been teaching for the past 4 years. The name of the school is Gear Shift Academy. I've trained over 500 people on motorcycle riding. Yes, I see the video. And I'm also a motorcycle safety advocate. Okay. I do road safety advocacy to tell people to be careful when they are riding or when they are driving. Sì, ha creato un movimento per cercare di aumentare la sicurezza stradale. E quindi il primo smotard in Africa. This is first smotard in Africa. Okay. It's for you, my friend. All right. Thank you very much. Because you are a big family in the world. Yes. I appreciate it. È un onore, ragazzi. È un onore. Daniel ha messo il mio adesivo sulla sua Jimmy. Guardate che figa. Wow. Seguitelo su Instagram, The Moto Checker. Look twice for motorcycle, guys. Thank you, brother. Thank you. You. Ecco le moto di Daniel. Guardate che figata. Same engine of Tenere. Sì. R7, Tenere, Tresa. Hanno tutti questo motore, sì. All the same engine. Mm-hmm. Very nice. E qui c'è un Africa Twin ghanese. Loro le importano dall'Inghilterra. Vedete che ha messo la Krapovic. Targa ghanese, guardate che figata. Nuova di pack in confronto alla mia, che è una moto di mondo. Questa è nuovissima, modello 2021. Questo è il movimento Look Twice for Motorcycle che porta avanti Daniel per aumentare la sicurezza stradale. Grande Daniel, mi ha portato a fare il tour della città, adesso va a casa con la sua Jimmy. È un grande, è un americano. Ciao brother, good night. Bye. Daniel è venuto a prendermi con l'Africa Twin oggi, così siamo onda e onda. Io seguo Daniel. Go! Io e Daniel stiamo facendo trial oggi. Siamo saliti sul marciapiede. Speriamo bene. Go! Go, Pantera! I rischi non finiscono mai qui in Africa, mai. Go! Siamo venuti a berci una spremuta qui con Daniel e con Lee. E adesso andiamo sulla spiaggia, c'è un italiano che mi presenteranno, che è cresciuto qua in Ghana. Sono troppo dei grandi, numeri uno. Tutte moto nuove, una figata. Bene, ripartiamo. C'è anche Lee.
si è aggiunta anche lì. Grandissimi, che onore ragazzi. Sono con due biker ghanesi in Ghana, ad Accra. Guardate, anche qui nel mondo cucciamo la ragnatela. Una ragnatela fatta di fratellanza tra motociclisti, di rispetto. Tutto questo per la passione comune, di cui se ne fa uno stile di vita. Questa passione cambia la vita. Questa passione è la vita, la nostra vita. Adesso siamo andati sul mare. Qui c'è un italiano che è nato in Ghana. Praticamente è nato in Italia ma è cresciuto in Ghana. Adesso andiamo a incontrarlo. È un loro amico. Italiano. Nice to meet you. Ciao. Yeah, yeah, yeah. Ciao Francesco, yeah. Piacere. Piacere. When did you reach? Due giorni fa. Ma in moto? Sì, ho preso in campo. Che giro? In Sudafrica. Ma che tragitto hai fatto? Ho fatto Marocco, Francia, Spagna, Marocco, wow. Mauritania, Senegal, Guinea Conakry, Costa d'Avorio e... Bello, grazie. Sì. Fermi un po' qua ad Accra? Fino a questo weekend, domenica vado in Liberia, in Togo. Come sulla spiaggia qua? Di me? Sì, sì. È tuo qua? Sì, mio è di Cristiano Tomiso. Ok, grande. Questa struttura è di due ragazzi italiani. E infatti si vede lo stile unico. Guardate che vista. Lì è Daniel. Wow. Qui è molto molto caldo, però questa è la cosa bella, che è un caldo che si sopporta perché con questo vento oceanico si sta da Dio, ragazzi, è un paradiso che non avete idea. Lui è Cristian, è il proprietario titolare di questa struttura balneare fantastica. Ciao ragazzi, benvenuti in Ghana. E che ti devo raccontare? Tu sei cresciuto qua? Io sono nato e vivo, diciamo, sono nato qua. Mio padre venne qua nel 68, impresa edile, e ci siamo rimasti. Abbiamo fatto tutto il West Africa, Togo, Benin, Costa d'Avorio, Burkina Faso. Però il Ghana è sempre stato per noi una base. Sembra un po' America, dico io. È il paese più tranquillo al mondo, come criminalità, come gente, la gente brava, buoni. E bravissimi. Come si chiama questa struttura? Bella Sun Club. Bella Sun Club. Sì, poi abbiamo un altro ristorante qui a Frichico, Bella Freak. E sì, speriamo che vengano un po' di turisti italiani, perché vengono. C'è un altro ragazzo lì, padre, qua andiamo a conoscere. Ok. Sì. E tu hai anche un fratello che sta in Sudafrica, quindi sì, lo andrò a trovare. Town, a Cape Town, ti lascio il numero. Ok, farò un party lì, se arrivo fin in fondo faccio un party da Cape lui. Cape Town, sì, è un bel posto. Grande Cristian. Oltretutto tu sei appassionato di moto, anche l'Africa Twin, quindi è un ondista. Speriamo che quando ritorna mi prenda e mi riporta lì, partiamo insieme per Roma. E vai. Grande Cristian, grazie. È stato un piacere. Grazie mille. Di niente ragazzi, buon proseguimento. Peace and love. Rock and roll, ecco il nostro pranzo. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito, my brother. Enjoy. Presentation too. Fantastic. I can report them. Chale? La chale. Yes, yes. Buonissimo. Robust front. Very, very good. I'm always talking about that. You see? And we are doing local Christmas. È stressante fare questi passaggi nel traffico così. Io rimango chiuso qua in mezzo. Questo è lo shop di Daniel. Adesso entriamo. Robust Engineering, yes. Con Harry, yes. Lui compra un sacco di parti da Carpi Moto. You buy a lot of stuff from Carpi Moto Genova. Yes. The world is small. Yes. It's very small. Sure. And now I put my sticker here in the shop. All the way to Cape Town. From Nordkap. Put it here, no, on the glass. Put it on the glass. On the glass? Yes. Let's go on the glass. Yes. Fabri Rock. Yes. Siamo arrivati anche qui. Yes. Good. Ad Accra. Good. Thank you, brother. Good. So
Sono nella mia stanza di hotel, oggi ho passato la giornata con Daniel, è venuto questa mattina a prendermi con l'Africa Twin, è stato molto stancante, sono ritornato in albergo quando lui è andato a prendere suo figlio a scuola, sono crollato nel letto, ho dormito veramente profondamente. Adesso sono circa le 7:15 di sera, è già buio perché fa buio molto presto e io vado a casa sua, mi ha invitato a cena, è molto gentile. Qui l'ospitalità per loro è sacra, non mi lascia pagare nulla, anche oggi quando siamo andati sulla spiaggia a mangiare sulla spiaggia a pranzo non mi ha fatto pagare nulla, per lui è una questione di onore proprio, hanno un'ospitalità fantastica, mi hanno fatto sentire a mio agio, mi hanno fatto sentire bene, mi hanno fatto sentire a casa, veramente tanto rispetto per queste persone ghanesi che hanno veramente una cultura molto profonda, bravi. Lì c'è l'hotel, la cosa ridicola che io l'ho preso a caso e proprio alla fine di questa strada sterrata c'è la casa di Daniel, quindi siamo proprio vicini. Che ridere. Ragazzi, sono a casa di Daniel e con Adam, lui è all'Africa Twin. What's the name of this dish from Ghana, Daniel? This is rice and palava sauce. Okay. And this is called Kiliwili. Kiliwili? Yes. This is banana? It's plantain. It's fried plantain, right? Plantain rice. Is not very different from banana. Ah, okay. There is another dish with banana in Ivory Coast, similar. Yeah. It's very good. Yeah, we don't eat banana. Thank you, brother. Love Ghana. Love Ghana. Banana, è buonissimo, ragazzi. Iran, for sure. You think so? Yeah.